Pezzano è uno dei pochi comuni della provincia piacentina che ha un suo giornale, mi dicono. Se ne occupava una signora gentilissima, molto in gamba, che si chiama Luisa, ha fatto per tanti anni. Raccoglieva gli articoli scritti da persone della zona, aggiungeva qualche piccola notizia, delle informazioni e poi lo mandava in stampa. La signora adesso è un po' stanca, vorrebbe tirarsi indietro e quindi si sta cercando qualcuno che possa prendere il suo posto e magari trovare una seconda persona da affiancare, che si occupi di impaginare poi il numero 3-4 volte l'anno. Mentre per la prima persona deve essere per forza del luogo di Piozzano, perché deve conoscere quello che succede qui. La seconda invece in teoria può essere anche di Trieste, di Roma o all'estero, non è importante, quindi è solo impaginare il numero e poi mandare il file che viene girato alla copisteria. Quindi mi è stato chiesto di fare una vignettina per chiedere se qualcuno che sia disponibile a fare questo lavoro, in cambio di fondamentalmente nulla, al massimo un salame o un paio di vasetti di miele all'anno e tanta gratitudine. Al capriolo ho messo una viserina da tipografo che poi ho dimenticato di aver schizzato. Avrei dovuto mettergli in mano un mouse, ma non c'ho voglia di disegnarlo, quindi ho messo la zampetta che fa trick. Qui c'è il cinghiale, ho dimenticato di disegnare la zanna sul lato opposto del muso del cinghiale, per cui c'è una sola zanna, oppure dall'altra parte c'è la piccolina, non si sa, facciamo i vagli. Fondo blu, scena notturna, un po' di erbetta fatta a pennellate di sfumino di Photoshop, l'ombra, computerino che ho fatto alto 1,5 m, la parte dello schermo, scontornino bianco attorno ai personaggi e al computer. Un po' di chiaroscuro. Poi adesso andiamo a fargli le guanciotte rosa. No. Qua c'è l'alone del computer, le guanciotte rosa. Sempre la zanna che manca dall'altra parte, come ho fatto a non vederla? Mettiamo il testo del dialogo ed ecco la vignetta. Adesso la posto sui social. Alla prossima, ciao!